in questo numero di Turismo Magazine. Luglio da record in Italia. Arriva l'elenco nazionale delle guide turistiche. Turismo scolastico in piena ripresa. Un luglio da record. Per il turismo in Italia si annuncia un risultato storico ben superiore a quello del 2019, ultimo anno precedente la pandemia. Una performance attribuibile anche al caro vacanze previsto per agosto, che spinge gli italiani a preferire luglio al mese festivo per eccellenza, e all'euro debole che favorisce i vacanzieri extraeuropei. È quanto emerge da un'indagine di CNA Turismo e Commercio, che prevede per luglio 19 milioni di arrivi e 81 milioni di pernottamenti. I turisti stranieri sono destinati a superare gli italiani, a guidare il nutrito drappello quelli provenienti dagli USA, che potrebbero infrangere il muro del milione, seguiti da francesi e britannici. Consistenti anche le rappresentanze dell'America Latina e dell'Asia, oltre che di Spagna e Germania. Le strutture alberghiere e i villaggi turistici saranno i preferiti, circa 13 milioni vacanzieri che opteranno per la ricettività tradizionale contro 6 milioni nelle strutture extraalberghiere, dai B&B agli agriturismi, dalle seconde case ai campeggi. Il giro d'affari è stimato poco al di sotto dei 10 miliardi, mettendo assieme sistemazioni e pasti, attività esperienziali, culturali, sportive, ricreative, acquisti. L'incremento dei prezzi si annuncia elevato, anche a causa della forte crescita della domanda turistica e particolarmente di quella proveniente dall'estero, in special modo dai paesi che non adottano l'euro e quindi approfittano della loro moneta, in genere forte, per non badare a spese. Arriva l'elenco nazionale delle guide turistiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce una nuova disciplina della professione. Il testo è finalizzato a creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali, definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale e rafforzando il contrasto all'abusivismo. La misura prevede il superamento di un esame di abilitazione nazionale come requisito per l'esercizio della professione di guida turistica, indetto dal Ministero del Turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. L'istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, iscrizione al quale è condizione necessaria per svolgere l'attività. L'attribuzione di uno specifico codice Ateco da parte dell'Istat per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica. La possibilità per le guide turistiche di conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e l'obbligo di aggiornamento professionale, le sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo della professione. Dopo 3 anni di limitazioni dovute all'epidemia di Covid-19, il turismo scolastico registra una piena ripresa. Nel 2022-23, docenti e alunni sono tornati a viaggiare a pieno ritmo, recuperando e persino superando i livelli pre-pandemici. A svelarlo è l'indagine svolta dalla piattaforma online Didatour, da cui emerge che durante l'anno scolastico 2022-23 quasi il 100% dei docenti ha svolto un viaggio o un'uscita didattica. Un dato non solo in netta risalita rispetto a quello registrato durante l'anno scolastico precedente, ma addirittura superiore rispetto ai periodi pre-Covid, in cui la percentuale era circa dell'80%. Aumenta anche la propensione ai viaggi di più giorni, soprattutto per le scuole primarie. Se nel 2019-20 solo l'8% aveva pianificato gite con pernottamento, nel 2022-23 la percentuale dei docenti delle primarie che ha svolto effettivamente viaggi di istruzione con almeno un pernottamento sale inaspettatamente al 30%. Tra le novità di quest'anno si segnala la tendenza da parte dei docenti a scegliere mete meno battute. Per quanto riguarda i costi, circa il 70% dei docenti ha dichiarato che i propri alunni hanno sostenuto una spesa pro capite di 300 euro per i viaggi di istruzione di più giorni.